Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Talk Sicilia. Ci occupiamo, come abbiamo fatto nelle ultime settimane, di un tema davvero scottante, perché è il tema, secondo me, principe di questi giorni, ed è quello del caro bollette. Oggi ne parliamo con Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, perché ha partecipato proprio in queste ore ad un importante incontro per stabilire finalmente e alcune azioni per fare comprendere forse alla politica qual è la reale situazione delle imprese, piccole e medie imprese, che rischiano di essere completamente spazzate via dal costo dell'energia, davvero arrivati a livelli insopportabili. Salve, ben trovato. E allora, cosa avete deciso in questo incontro che si è concluso da poco? Sì, intanto nell'ambito della situazione, che sembra un mantra ormai quasi ogni giorno, per non dire ora, che parliamo sempre del caro energia, ma soprattutto del caro bolletta. È una bolletta che sta incidendo tantissimo su quelle che sono la forte lamentela di tutte le imprese. Quindi non ci sono piccole e medie imprese, ma anche grosse imprese che sono presenti sulla nostra isola. Dico piccole e medie imprese perché sono quelle che rappresentano, diciamo, più l'economia siciliana e italiana, per questo dico, sì. Certamente ci sono. E quindi è un discorso che non riguarda soltanto le imprese, ma i due pilastri dell'economia siciliana, che è l'impresa e la famiglia, di conseguenza anche le famiglie. E quindi nell'ambito di questa crisi è nata in modo spontaneo da parte di tutti i nostri interlocutori, dal punto di vista sindacale datoriale, ma anche sindacale CGIL, CISL, di cui oggi, in una riunione organizzativa spontanea, l'abbiamo chiamato spontanea, abbiamo deciso di organizzare una grossa mobilitazione. Sono la data, più o meno l'abbiamo indicativamente l'abbiamo decisa, però ora dobbiamo fare tutta una serie di riunioni, certo, operativi alla data. Il denominatore comune è quella di poter dare voce a questo grido unanime di tutta la popolazione siciliana, diciamo, quindi nonché anche italiana. E quindi chiediamo che questa crisi, che secondo noi è più forte della pandemia, che è esponenziale, è sempre in divenire, non troviamo in questo momento interlocutori, perché certo, la politica non può risolvere in questo momento, perché ci troviamo in una congiuntura politica, non lo so se dire positiva o negativa, però ci sono interlocutori nuovi, i nuovi interlocutori nuovi che possono lavorare per 5 anni sia alla regione che a livello nazionale, quindi c'è un cambiamento anche politico, e quindi ci aspettiamo anche dalla politica risoluzioni immediate, nuove, che sono le aspettative dei nostri. Cosa dovrebbe fare la politica per venire incontro? La politica è intanto un grosso intervento, così come sono stati fatti a livello internazionale, così la Germania è intervenuta economicamente in aiuto alle imprese per disinnescare questo meccanismo che noi diciamo di speculazione. È vero che c'è l'ombra della crisi bellica, però i fatti concreti che si stanno realizzando in questi giorni è quella che ci fa capire che c'è una speculazione a prescindere dalla situazione. Ma enorme, infatti, perché non è nemmeno giustificata dal costo del gas, perché già il gas è anche acquistato, quindi dico, non si capisce da cosa dipende, se non da quella famosa borsa di Amsterdam, che adesso tutti conosciamo, diciamo, che prima non conoscevamo. Sì, e infatti proprio questa borsa di Amsterdam decide le sorti diciamo delle imprese italiane. Penso che sia assurdo, esatto, questa situazione. E quindi ritengo che la politica deve intervenire con un grosso aiuto, un recovery fund energetico vero e proprio, così come è stato per quanto riguarda il periodo pandemico. Solo così questa aspettativa da parte della nostra base associativa, nonché anche imprenditori, anche noi siamo imprenditori, siamo un gruppo di interesse interessato, così come abbiamo detto ai candidati alla presidenza della regione, oggi finalmente abbiamo un presidente che all'indomani del suo insediamento non può non pensare ad una risoluzione
immediata per far fronte a questo grido forte di dolore di cui noi rappresentanti, il nostro credo, oggi dicevo, il nostro credo di essere rappresentanti dei sindacati che noi ci onoriamo di rappresentare. E quindi di conseguenza non possiamo sottacere, quindi dobbiamo agire in modo collegiale, condiviso e anche un nuovo metodo di fare sindacato, soprattutto partendo da questa questione così forte che incide sull'economia. Qual è questo nuovo metodo? Il nuovo metodo è quello di essere uniti nella logica di risoluzione, perché abbiamo un nuovo paradigma, diciamo economico, sociale, diciamo e anche politico, e che ce l'ha dato la situazione della pandemia. Mm-hmm. Quindi tutto è cambiato e quindi anche la rappresentanza deve cambiare. Non dobbiamo avere delle paratie stagne di sindacati, ma quando c'è una crisi, quella crisi riguarda tutti. E quindi il metodo deve essere un unico denominatore nella risoluzione. Quindi ci dobbiamo vestire, ci dobbiamo mettere la maglia, di solito si dice, della nazionale, quindi una maglia che contraddistingue tutti, quindi non c'è una categoria di serie A, di serie B, anche se siamo delle categorie storiche, ma è fondamentale subito la risoluzione del problema, perché non possiamo aspettare, perché a mano che c'è questa moria di imprese da qui in avanti è difficile poi ritornare indietro. Allora dobbiamo porre delle risoluzioni efficienti, efficaci, ma anche delle prospettive future, perché ormai abbiamo l'esperienza dello shock economico e sociale che abbiamo avuto. Certo. E allora il paradigma deve essere diverso. Il paradigma deve essere quello di una risoluzione e soprattutto di un'interlocuzione costante con la nuova politica. Dico un'interlocuzione costante, ma voi vi dovreste fare anche portavoce di un'esigenza, che è quella di sì mettere mano a questa che è un'emergenza, ma quella di risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento energetico. Perché dico idrico? Perché tra poco pure, perché abbiamo pure problemi della Sicilia. Dico un problema di questo tipo, perché non possiamo sempre soltanto dipendere da fonti che arrivano dall'estero. Questo è un tema fondamentale. Perché sì, risolviamo il problema di pagare le bollette, ma se non diventiamo un paese, dico bene o male, che possiamo, diciamo, produrre e quindi vendere anche noi energia, restiamo sempre sotto scacco. Questo è un tema, diciamo, che va affrontato, no? Questo è fondamentale, questo anzi deve essere il nuovo, quando abbiamo parlato di metodo anche di buon padre di famiglia, andare a pensare al futuro, come creare i presupposti di migliorare il nostro approvvigionamento energetico. Quindi molti stanno pensando ai pannelli solari, penso che questo sia un argomento ormai diffuso. Le comunità energetiche. Molti stanno cominciando, anche i comuni stanno cercando di trovare, dico, delle soluzioni, delle cose, quindi immagino che a livello statale qualcosa deve completamente cambiare come approccio, penso, dico, poi se è nucleare quello sarà un altro problema. Dico, se è altre con sistemi alternativi, dico tutto può essere utile per cercare appunto di renderci, diciamo, abbastanza autonomi il più possibile per produrre energia. E il problema legato a queste, lei sicuramente in tutti questi mesi sta raccogliendo storie, sta raccogliendo disagi, lacrime, immagino anche tanta disperazione, perché c'è chi è che veramente, diciamo, ha messo tutto e bene o male dopo la pandemia sembrava appunto che ci potesse essere una ripresa, invece si è ripiombati nella... ci racconta qualche storia, qualcosa senza anche, dico, mantenendo l'anonimato, diciamo, delle situazioni, cosa sta succedendo adesso nel territorio, perché voi appunto raccogliete queste istanze. Noi come organizzazione di categoria, che più o meno rappresenta la nostra base associativa, soprattutto sono le piccole e medie imprese, quindi a condizione familiare. Quanto poc'anzi ho detto, oltre alle imprese anche le famiglie, perché effettivamente l'impresa è la famiglia. Certo. Che si è costituita per portare avanti il fabbisogno giornaliero, quindi il fabbisogno familiare. Chi è nel mondo del food, della ristorazione, dell'alberghiero, sta vivendo questo, anche perché non è che ci sono grossi alberghi a 4 stelle, è vero che ci sono delle società, ma ci sono anche degli alberghi che sono anche a condizioni familiari.
italiani, certo. Quindi incide tantissimo questa, questa crisi. E, ricordiamo dico, perché ci sono delle cose che devono sempre essere i frigoriferi, i climatizzatori, ci sono delle cose che non si possono spegnere, dico, non possono, diciamo, uno spegne l'attività e chiude, quindi non, certo. Purtroppo tante cose dico, devono funzionare 24 su 24 e quindi i costi sono costanti, quindi non sono... Sono costanti anche perché non si pensava prima che questo caro bollette potesse incidere sul costo generale di un'azienda, sì. Anche sul fabbisogno, in questo momento sul fabbisogno di un'impresa. E, non erano bollette piccole, perché abbiamo visto costi erano 2.000 euro, 3.000, dico anche quando diciamo, quindi adesso siamo arrivati a 10.000, dico sicuramente è ora, una follia. Ora è molto però, esponenziale e questo certamente crea una forte crisi all'interno dell'azienda, nonché anche a livello psicologico, perché quando uno inizia un'attività si sa più o meno qual era il valore, oppure certo. La tariffa del costo dell'energia. Fa un planning. Fa un planning e tutto. Anche per quando si fanno dei business plan, no? Certo. Quando si mettono i costi di gestione, esatto. Tra cui ci sono i costi fissi, l'energia, i dipendenti e sì, quant'altro. Certo. Quindi invece questo valore è completamente saltato, fuori controllo. E a tal proposito si innesca il meccanismo anche psicologico delle persone. E l'attenzione che noi abbiamo come associazione di categoria, oltre all'azienda e anche vedere anche le persone che poi sono, oltre ad essere colleghi, sono anche amici della città, del paese, del quartiere, e quando si vede effettivamente che un'azienda, anche di piccolo, fra virgolette, cabotaggio, diciamo, una piccola azienda, sì. Un chioschetto, ha dei numeri esorbitanti di energia, non si può non comprendere la situazione e bisogna subito intervenire. Ecco l'associazione, il ruolo dell'associazione qual è? Il ruolo dell'associazione è quello quindi di... Quindi ci vuole anche un sostegno psicologico in questo momento. Certo, perché è forte. Noi riceviamo messaggi, anche note vocali molto forti, di disagio sociale, che non è molto probabilmente in un primo approccio sembra che ce l'hanno con te, invece non è così. Sì. È per manifestare il loro disagio, che è molto forte. E noi come associazione di categoria questo già lo abbiamo capito e non possiamo, ecco, non muoverci e non condividere questa esperienza con le altre associazioni di categoria. Quindi è un momento forte. Quindi vi ritroverete, diciamo, a novembre, possiamo dire, sì, più o meno. I primi di novembre. Tutti insieme per, sì. Perché sperate che almeno in quel momento arriva, c'è un interlocutore, diciamo, che può starvi a sentire, perché in questo momento siamo in una fase di limbo, no? Sì, non abbiamo un interlocutore politico, perché la politica la deve... Voi avete fatto prima una lettera ai prefetti, quando sì. Non c'era praticamente più nulla, perché già il governo, diciamo, i governi erano tutti i politici, stavano pensando alle campagne elettorali, sì. Adesso invece dovete cercare appunto chi è l'assessore, chi è il presidente della regione, chi è il capo del governo, chi è il ministro, quindi dovete cercare appunto un interlocutore forte. Poi un fenomeno che sta capitando e lo dobbiamo scongiurare potrebbe essere anche il fenomeno dell'usura, molte sì. Attività che non possono e non vogliono chiudere, certamente si affidano ad altre risoluzioni che non sono, in un primo momento sembrano delle risoluzioni facili per sostenere la loro attività, che molto probabilmente è stagionale. Ecco, certo, l'usura è peggio della bolletta, dico, e quindi gli usurai sono sicuramente peggio. E allora dobbiamo scongiurare anche questo fenomeno e anche il fenomeno della criminalità, perché nel momento in cui si va a risparmiare anche, oppure si taglia, si risparmia su alcuni settori punti luce, si risparmia anche sulla videosorveglianza. Certo. E quindi la vita viene meno e quindi si innesca anche il fenomeno del furto. Quindi si innescano una serie di meccanismi a catena che in un primo momento non vengono capiti, percepiti, ma nel momento poi in cui si realizzano la conseguenza è dovuta anche a questo. C'è quindi la sensibilità delle banche di dare una mano in questo momento? In questo momento le banche, così come ho avuto modo anche di spiegare, ieri ho avuto la visita di alcuni funzionari di Banca d'Italia, di cui facciamo i report semestrali delle condizioni economiche, le dico che dopo la pandemia l'economia siciliana si stava rialzando, avevamo un numero percentuale superiore anche alla media nazionale, ma con il divenire del caro bollette le cose sono peggiorate.
e le banche devono concedere il credito. In questo momento non c'è credito da parte delle banche. Perché? Perché il fenomeno... I tassi sono molto aumentati in maniera anche e il lì, fenomeno diciamo, della cara energia ha fatto sbalzare anche il loro parametro di valutazione. Sì. Quindi anche questo è un fenomeno anche dal punto di vista finanziario. Quindi tutta una catena che in questo momento è soltanto un'azione forte, congiunta, condivisa, collegiale con le altre categorie e con l'interlocuzione giusta della politica possiamo risolvere il problema, così come le ha fatto la Germania. Le banche hanno ascoltato con attenzione o diciamo hanno preso appunti? Allora, parlando con alcuni funzionari di Banca d'Italia, che poi sono dei rilevatori, i funzionari sì. erano dei rilevatori di dati, abbiamo detto che questo fenomeno esiste e c'è, quindi l'abbiamo evidenziato. Penso che verrà riportato... Pensate di fare anche azioni con istituti di credito in maniera diretta, diciamo, come categoria o no al momento? Questa cosa la stiamo dicendo, però è giusto che lo si faccia. Quindi anche loro devono essere solidari al fenomeno. Soltanto la solidarietà può rafforzare un fronte e può prevenire ulteriori crisi. Io penso che questo sia un momento per capire dove siamo, in quale posizione siamo, soltanto per migliorare la nostra posizione, perché ormai la crisi l'abbiamo toccata in tutti i suoi aspetti, certo. bellica, pandemica e quant'altro, è un ciclo economico che forse si è ripetuto negli anni, molti anni fa e che si sta ripetendo ora. E proprio con, dicevo oggi in call, con lo spirito maturo che ci contraddistingue, dobbiamo soltanto migliorare le nostre posizioni, ognuno nei ruoli che rappresenta. Solo così possiamo aiutare le nostre imprese e il grido d'aiuto delle nostre imprese, nonché l'economia siciliana. Il caro bollette è sicuramente un tema, diciamo, importante, ma la politica deve affrontare altri temi, non solo perché dico quella è l'emergenza, diciamo, giusto? Però noi abbiamo posti meravigliosi, ma strade non ce ne sono. Noi abbiamo tanta potenzialità, tanta bellezza, ma in rete queste cose non sono messe, diciamo, i servizi anche di trasporto, no? Penso ai servizi di trasporto di pullman o ferroviari, sono quelli che sono. Dico, quindi sì, è vero, c'è l'emergenza, però dico, penso che alla politica qualcos'altro bisogna pure chiedere, no? Certo, noi sempre nel confronto con i candidati a sindaco e anche all'attuale presidente avevamo posto il problema delle infrastrutture, perché sono stati stanziati delle somme anche a livello regionale. Ultimamente l'ex presidente della regione aveva detto che era stata stanziata una grossa somma per le infrastrutture, ma non soltanto, anche dal punto di vista ferroviario, stradale, autostradale e quant'altro. Molti progetti del PNRR già sono in essere, si sono fermati per il caro forniture, però pensiamo che il PNRR, la somma del PNRR è stata la somma più forte rispetto alle altre regioni. Noi abbiamo avuto veramente finanziamenti abbastanza sostanziosi, però ora è il momento anche di capire che questa somma, questi finanziamenti devono essere messi a frutto e devono coincidere con un nuovo paradigma politico, quello di migliorare le strade, le autostrade, e soprattutto le grosse infrastrutture che mai come ora necessitano. Certo. Questo per dare sviluppo al nostro paese. Visto che effettivamente queste somme del PNRR esistono, allora bisogna accelerare il momento e nello stesso tempo bisogna anche condividere questa azione di programmazione. Soltanto con delle infrastrutture degne del loro nome, diciamo, possono sviluppare l'economia siciliana, anche perché sappiamo che le linee di collegamento migliorano anche certo. i servizi, e quindi migliorando i servizi penso alla Palermo-Agrigento, per dire uno che ormai è diventato veramente uno scandalo e non si capisce com'è che non si cerca di capire a che punto è realmente. Penso dalle sue parti, no? Dico, c'è la Catania-Siracusa, la Catania-Ragusa, la Siracusa-Ragusa, dico, ci sono tutta una serie di infrastrutture che dovrebbero vedere, diciamo, finalmente la luce in maniera, diciamo, definitiva, e che invece ancora diciamo,
non si concludono e non si capisce bene per quale motivo. Dico, se no, non... Speriamo bene che il nuovo governo metta una marcia in più rispetto a quanto è stato fatto. I cantieri si vedono, però non devono essere dei cantieri a lungo termine, ma a breve termine, in modo tale che chi crede in questi progetti gli viene dato il senso che qualche cosa si sta facendo. Speriamo di avere finalmente un freccia rossa e non un freccia bianca, diciamo. Certo, possiamo dire, perché quel freccia e non bianca una diligenza veloce. Esatto, perché quel freccia bianca, diciamo, è stato veramente una cosa incredibile. E allora, voi quindi organizzerete questa manifestazione? La manifestazione sarà a Palermo? Sarà una manifestazione condivisa con tutte le parti sociali. Contro il caro bollette. Contro il caro bollette, con tutte le parti sociali. Ma sarà a Palermo? Sociali, si svolgerà a Palermo? Si svolgerà sicuramente a Palermo e in questi momenti, in questi giorni, inizieranno i lavori per arrivare poi alla grande manifestazione, sicuramente unica nel suo genere, perché è una forte mobilitazione. Ci sono delle manifestazioni sporadiche in tutte le province. Sì, ben l'abbiamo vengono. Visto ieri in Bagheria, lei non è molto, diciamo... No, ieri ho saputo in Bagheria il sindaco... Sì, dico al momento non ci sono interlocutori, quindi si protesta e si manifesta per fare... comprendere il disagio, il disagio si deve comprendere, però questa manifestazione unisce tutti in un unico denominatore, quello di una risoluzione al problema, e soltanto così possiamo interagire politica con le parti sociali. Oggi in questa riunione c'è stato il buon senso di tutti e tutti erano contenti di andare a fare questa iniziativa, una forte iniziativa che, come ho detto prima, forse è il principio primo di un nuovo paradigma sociale e di rappresentanza. Non ci si divide su colori e su appartenenze, ma c'è un obiettivo che è quello, diciamo... È nata molto spontanea, e quindi quando gli uomini veramente credono a quella cosa... è quello di unirsi, non quello di dividersi, sicuramente. E quindi ho visto la spontaneità e la naturalezza degli uomini e dei rappresentanti. E questo movimento rappresenta proprio tutti, diciamo, non ci sono distinzioni. Dobbiamo soltanto telefonare a qualcuno che c'è stato un piccolo equivoco, però è già subito stato disinnescato questo equivoco, anche perché è nato in modo spontaneo, quindi non ci sono primogeniture, lo voglio sottolineare, ma è stata soltanto un'iniziativa che nasce dalla rappresentanza che è sul tavolo siciliano. E dalla consapevolezza che... tutti uniti per cercare di risolvere questo problema. Va bene, io davvero ringrazio Gianluca Manenti, lo avremo sicuramente ospite anche per altre puntate, perché come vedete di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, speriamo di questo del caro bollette si possa, diciamo, in qualche modo risolvere, perché davvero noi anche sulle pagine di Blog Sicilia abbiamo raccontato tantissime storie, anche fino a questa mattina i panificatori che protestano perché sono davvero in condizioni, a parte il caro bollette, poi ci sono anche il costo delle materie prime che è aumentato in maniera esponenziale, il rischio è che ci si fermi un po' tutti, e questo anche nell'edilizia, anche perché davvero oggi come oggi fare ristrutturazioni e fare qualunque tipo di lavoro costa veramente tantissimo, anche perché, come dire, i prestiti in banca costano, sono lievitati in maniera, stiamo parlando di un tasso, diciamo, intorno al 7% quando va bene, che è veramente, diciamo, oggi è notevole, quando fino a qualche mese fa, dico, i tassi erano sicuramente normali. E poi le sottolineo anche un'altra cosa, che ci sono le finanziarie che fanno prestiti al 14%, che quasi, diciamo, non dico che usuraio quasi, ma ci siamo quasi. Quindi la situazione è questa, il quadro è questo, noi continueremo a seguire tutta questa vicenda. Io ringrazio davvero Gianluca Manenti, perché è sempre molto disponibile e preciso, appunto, nelle comunicazioni. Quindi noi seguiremo ovviamente questa grande manifestazione, seguiremo anche lo sviluppo, grazie anche a Manenti, e quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro davvero una serena giornata.